Si chiama Mabuka Mabuka Jerome ed è un detenuto del carcere Teramano di Castrogno e questa mattina ha discusso la sua tesi di laurea all'Università di Teramo dal titolo Lo stato della zootecnia in Camerun e la possibilità di sviluppo delle produzioni lattiero-caseari. Non è il primo detenuto che si laurea a Teramo. Cosa rappresenta questa laurea per lei? Rappresenta un sogno realizzato. Cosa spera per il futuro grazie a questo percorso di studi? Spero di essere utile sia per la mia famiglia, sia per la mia comunità, il mio paese, anche per l'Italia, che mi ha dato la possibilità anche di studiare a questo livello. Lei è stato il primo a laurearsi fuori dal carcere nel 2018. Sì, sono stato il primo all'interno, si era laureato già qualcuno e noi diciamo che anche noi con Mambuca siamo il primo scaglione di quando ha aperto il polo penitenziario all'università. Jerome diciamo che Mambuca che è il secondo dopo di me che si laurea. Cosa è cambiato nella sua vita, se è cambiato qualcosa dal giorno della laurea? Ma dal giorno della laurea è cambiato che ho colto l'opportunità di un cambiamento di vita radicale trasferendomi anche a Teramo. Io oggi faccio volontariato al Banco Alimentare e dal 2000 subito, quando mi sono laureato io, mio figlio si è iscritto qua anche con la fidanzata e proprio stamattina ha conseguito la laurea a 3 anni esatti dalla mia. Qui nella casa circondariale di Teramo abbiamo una ventina di persone iscritte a quasi tutti i corsi di studio che abbiamo qui all'Università di Teramo e anche la casa di reclusione di Sulmona, ci sono 12 persone che quest'anno si iscriveranno ai nostri corsi di studio. Adesso da quest'anno apriamo anche a Sulmona, al supercarcere di Sulmona. E sono percorsi straordinari, noi abbiamo visto in questi anni, oggi questa laurea non è la prima, è la quarta tra le persone detenute. Fa parte della politica di inclusione dell'Università di Teramo, dell'idea di non lasciare mai indietro nessuno, sia per quanto riguarda la disabilità, per quanto riguarda i rifugiati, la nostra azione che stiamo conducendo ad esempio verso l'Afghanistan e per quanto riguarda il polo universitario, ma anche una vera e propria applicazione della Costituzione perché il carcere non deve essere soltanto pena, deve essere anche recupero e il vero recupero si ottiene attraverso la cultura e attraverso la formazione e la laurea di Jerome è un esempio in questo senso.